Il Vietnam. Il Vietnam fu la croce, il chiodo conficcato nella nostra coscienza negli anni 60. Fu la guerra che ci fece scoprire che il bene e il male non stanno solo da una parte e che è chiarissima la distinzione tra bene da una parte e male dall'altra. La contestazione, la protesta cominciò nei campus americani e poi dilagò in Occidente, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, in Italia. C'era chi parteggiava in modo mitico per i Vietcong e chi ogni venerdì si riuniva in digiuno perché chiedeva o credeva in una terza forza. Comunque fu la guerra che scarnificò, spolpò la nostra gioventù, le nostre coscienze, la nostra adolescenza. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, tra-ta-ta-ta. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù nel suo paese,